Ciao a tutti, sono FFox, questo qua è un video abbastanza velocetto per farvi vedere come si disattiva l'effetto Bloom di Spyro, l'alba del drago per PS2. Allora, il gioco ha questo filtro abbastanza forte di Bloom, diciamo che è il rimbalzo della luce, mettiamola così per spiegarlo in termini meno professionale, toh. Lo rende molto più offuscato. C'è un po' di effetto ghosting attorno ai personaggi. Bruttino, bruttino. E questo effetto qua si può togliere in maniera molto semplice, rendere il gioco molto più gradevole da giocare su emulatore, semplicemente facendo così. Ora, vabbè, a parte che mi stanno menando, però prendo la finestrella di PCSX2. Vado in configurazione, video, e vabbè, chiaramente devo attivare le hardware axe. Qui c'è skip draw range. Basta metterlo, la prima, questo qua, 4 e la seconda, 5. Le attiviamo e vedete che l'effetto di ghosting e bloom sparisce. E nel gioco molto più bellino da vedere. Più pulito, poi chiaramente più scuro, sì, però fidatevi che più avanti nel gioco, in altri livelli, l'effetto e bloom, la luminosità forte diventa veramente veramente brutta da vedere, fastidiosa. Non è un problema dell'emulatore, anche se l'emulatore comunque collabora, perché comunque diciamo che posiziona la luce nella parte sbagliata, però tolto quello, comunque in ogni caso disattivare il bloom rende il gioco più gradevole da guardare. E direi che è una cosa abbastanza buona, visto che secondo me questo gioco qua col bloom attivato è veramente, cioè, questa parte qua notturna ancora non tanto si vede, ma se tipo cambiassimo livello, per dire, si noterebbe molto di più. Adesso esco, non voglio salvare che non me ne frega niente. Siamo in un livello magari più tipo l'inizio, per dire. Ecco qui, senza luce così. E con la luce. Beh, rimane comunque un po' di effetto, chiaramente, però. Con la luce diventa, secondo, così. E vedete, è un casino. Cioè, è veramente brutto da vedere. Tutto fastidioso, proprio per gli occhi, secondo me. Mina proprio la visibilità del gioco, la comprensione di quello che si vede sullo schermo. Per un gioco abbastanza dinamico come questo, avere una grafica più pulita aiuta. Quindi, per chi volesse giocare a questo gioco qua su emulatore, vi consiglio di mettere appunto questa opzione qua. È abbastanza buono. Io spero che per chi vorrà giocare a questo gioco qua su emulatore, questo video sia abbastanza utile. Comunque, in ogni caso, tanto per dire, ricordatevi di aggiornare l'emulatore all'ultima versione dev, ok? L'ultima build. Poi se c'è qualche regressione, prendete una build un po' più vecchia, informatevi così. Non giocate ai giochi su PCSX2 con versioni antiche, vecchissime, non aggiornate, perché poi dopo se non va bene, la colpa è quella. Detto questo, vi saluto, buona giocata se volete, se nel caso siate arrivati su questo video qua per cercare di risolvere questo problema e alla prossima. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi e buona giornata.